Eccoci qua. E allora, bel tempo. C'è. Mare c'è. Bigattino c'è. Io ci sono, eccomi qua. Buongiorno. C'è tutto, ma manca qualcosa, no? Manca la novità. E ora ve la faccio vedere la novità, dai. Allora, intanto buongiorno a tutti. Niente, allora, aspettavo giusto come vi ho detto queste condizioni. Essendo che in questi giorni c'è stato maltempo, non volevo, insomma, bagnare attrezzature, cose, tipo, volevo fare una cosa con più calma. Allora, come potete vedere, stamattina un solo picchetto, ciò significa una sola canna. E siccome ultimamente siete stati in molti a chiedermi che tipo di canna è, quella che ha piegato, quale tipo di canna usi, visto che usiamo sempre, molto spesso, il bigattino, sia nel misto, sia con il pasturatore, in questo caso alla ricerca della mormora, cominciamo la ricerca della mormora con un attrezzo specifico. Allora, intanto bossone rigido, questo è l'attrezzo che ho scelto per me e ho scelto anche per quando mi chiedete da consigliare. Tubettini Eurocasting Wave, un'azione di 110 grammi, 4,20 m di lunghezza, ovviamente canna, ragazzi, spettacolare, bellissima, leggerissima, è una bici leggering, nasce come bici leggering, tre sezioni più tre bettini, ragazzi. Questa è la prima pescata di questa canna. Vi ricordo, anelli in Sikai, porta mulinello a slitta e, come vi dicevo, tre bettini, dal più morbido al più pesante. Queste sono le tre sezioni. Voltiamo il medio, dai, vediamo come si comporta e poi eventualmente nella prossima pescata decidiamo di mettere un bettino più duro o più morbido. Questi sono i tre bettini, ovviamente il più morbido è quello più lungo e c'è anche scritto, ragazzi, questa è la cosa buona, Live Action. Questo è il più lungo. La differenza comunque è di poco, è di un 7-8 cm per bettino di lunghezza, ma neanche. 7-8 cm. Va bene. Ora andremo a mettere il bettino con l'azione media e vediamo un po' come si comporta questa canna. Dai. Non potevo fare a meno di montare un mulinello nuovo. Abbiamo optato per un Daiwa Ninja, che già di suo offre due bobine. Io attualmente ci ho messo un trecciato dello 016 con shock leader dello 040. Ragazzi, un mulinello veramente particolare, perché intanto per la sua leggerezza l'ho scelto appunto per questa canna, che è molto leggera, però ha un sacco di pregi confronto ai mulinelli del suo stampo, diciamo, della sua grandezza. Questo è un 5000, il modello in questione è un Daiwa Ninja LT 5000C. Montiamo, andiamo a provarlo.
Credo che sia un bel gioiellino, dai. Allora, la montatura è sempre la solita, la conoscete, però ve la faccio vedere. Perciò, piombo scorrevole da 35 grammi, due pallini salvanoto, girella, terminale dello 016 con brillatura una decina di centimetri, terminale lungo 1,50 m, 1,80 m, e amo del numero 3, in questo caso è una misura che adotta l'Expert, e se conoscete gli Ami Expert, la misura è con occhiello. Ok, ci mettiamo il bigattino e lanciamo, dai. C'è niente stamattina, ragazzi. E niente, dai. La prima prova per le mormore di stagione è finita con un cappotto. Spero che la canna vi sia piaciuta e speriamo di metterla alla prova nelle prossime uscite. Ci vediamo alla prossima, come sempre ragazzi, un abbraccio a tutti e un saluto.